La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2664A, modifiche al codice penale e codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazione e di altri servizi pubblici. Ricordo che nella seduta del 10 ottobre si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e degli emendamenti presentati. La Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del Regolamento, gli articoli premissivi, Molteni 1.050, 1.052, 1.053, 1, 0, scusatemi, 01.54, 01.55, 01.055 e 01.056, volti a modificare il reato di furto in abitazione con strappo di cui l'articolo 624 bis del codice penale, nonché ad incidere in relazione a tale ultima fattispecie sugli istituti delle notificazioni, delle misure cautelari, dell'arresto in flagranza, dell'archiviazione per infondata